Buongiorno, sono Beppe Sardi del ristorante Grappolo di Alessandria. Vi propongo una bracciola di maiale alle mele sfumato alla grappa di moscato d'Asti. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 bracciole di maiale, una mela, 4 noci di burro, sale e pepe quanto basta, 4 cucchiai di panna liquida, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, farina e 4 cucchiai di grappa al moscato d'Asti, sapori dintorni Conat, per sfumare il tutto. Bene, iniziamo con mettere un po' di burro nella padella precedentemente riscaldata, l'olio. Nel frattempo che si scioglie il burro, noi andiamo ad infarinare la nostra bracciola, facendo attenzione a non avere troppo eccesso di farina, ecco, così è più che sufficiente. E mi raccomando, il sale da mettere sempre alla fine. Bene, l'olio è caldo, il burro è sciolto. Poniamo la bracciola nella padella, alziamo leggermente il fuoco e la facciamo dorare. Nel frattempo che la bracciola cuoce, prendiamo la mela e ne ricaviamo degli spicchi. Precedentemente lavata, lasciamo la buccia, così sgrana meno e rimane la fettina più compatta. Non c'è bisogno di infarinare la mela, ma la metteremo solamente a crudo. La padella non deve essere eccessivamente calda, l'olio e il burro devono appena soffriggere, non friggere fortemente, altrimenti andiamo a bruciarlo e automaticamente avremo un risultato scuro nella preparazione poi finale. Bene, la bracciola è dorata da ambo le parti. A questo punto prendiamo gli spicchi di mela, li mettiamo in padella a fuoco moderato. A questo punto la bracciola risulta dorata, abbassiamo ancora leggermente il fuoco e andiamo a salare e papare da ambo le parti solo la bracciola. Avvolgiamo così. Tempo, controlliamo sempre nel frattempo le mele che non si disfino. Perfetto. Ora andiamo a flambare, cioè sfumiamo con la grappa. Dobbiamo alzare il fuoco in modo che poi in questo modo noi flambiamo. Appena la fiamma si spegne vuol dire che l'alcol è evaporato completamente, rimane un po' di liquido, la bracciola è cotta, terminiamo solamente la cottura aggiungendo un po' di panna, ma a questo momento dovremo avere veramente la fiamma molto bassa. Amalgamiamo bene questa panna, girando energicamente proprio perché non possa cuocersi. Perfetto. Bene, allora impiattiamo la nostra bracciola, poniamo il centro del piatto, prendiamo le mele e le disponiamo sopra la bracciola. In questo modo, cotte, vedete, ma non disfatte, molto importante. Due foglie d'alloro, giusto per, vogliamo fare una piccola guarnitura, dare un po' di colore. Amalgamiamo bene la nostra salsa, arriveremo ad averla bella cremosa e pronta a condire il nostro piatto. Il piatto è terminato, ecco a voi la bracciola alle mele sfumata alla grappa di moscato d'Asti.